sì, è conveniente se siete già a livello 70 di GP, perché siete tornati a giocare magari al 5.0 come ho fatto io. Per arrivare a 80 è un investimento neanche di 1 miliardo, perché i GP stanno a meno di 80 milioni l'uno. E per un investimento di meno di 1 miliardo voi otterrete 4 il powerful per ogni PG. Non sono traddabili, però considerando che adesso tutti i set saranno traddabili, potete passarli nei vari PG e tentare di upparli a più 10, più 15, più 20. Quindi io ho considerato il valore massimo per l'All Powerful, che è sui 100 milioni, non considerate adesso che c'è l'asciugo, però 100 milioni per 4 Powerful sono 400 milioni, per 8 PG viene 3,2 miliardi, 2 volte all'anno, perché c'è il reset del GP 2 volte all'anno. Quindi un investimento neanche di 1 miliardo per 3,2 miliardi direi che è molto conveniente. Non è solo questo, avete anche le ali Balaur, le Mighty, che potete per 2 soldi trasformarle nelle Aeg Daeva, quindi traddabili. Potete passarle nei vari PG e tentare di upparle anche quelle. Quindi sono altri soldi. Poi avete altri Yasba da 30 giorni, che se non avete la casa sono convenienti. Avete 2 tè del recupero grandi, colori vari, cazzate varie, Ceranium, Kisk per lo stigma, Pieter Res e altre cose interessanti. Avete anche la mela, la Burning Apple, che quella lì già costa 69 kk, che serve per expare, quindi già con quella vi pagate uno dei 10 GP. Mentre se siete a livello 0, che magari avete iniziato a giocare adesso, è un investimento molto più pesante per voi, perché dovete spendere 8 miliardi. E 8 miliardi in game è molto difficile farli, quindi dovreste per forza shoppare qualcosa. E sono 8.000 Ion Coin, che sono belle pesanti, però avete l'abbonamento ad Ion per circa 4 anni. 2000 Ion Coin costano 100 euro senza i boost, perché periodicamente ci sono vari boost sulle Ion Coin. Dovreste spendere 400 euro senza considerare i boost. 400 euro per un abbonamento di 4 anni di Ion, direi che si può fare. Ovviamente non tutti possono spenderli, giustamente. Quindi io non vi consiglio di farlo in questo momento, poi se avete soldi e volete giocare ad Ion per un medio-lungo termine, fatelo, secondo me, quando c'è il boost. Ma se avete iniziato a giocare adesso non è conveniente. Però voglio comunque darvi un'illustrazione di quello che otterrete. Perché dal livello 0 al livello 70 di GP ottenete 5 più 2 siedi per PG, quindi 7 siedi, scusate, per 8 PG, 7 per 8 per 30 milioni, perché il valore dei siedi non traddabili all'incirca è sui 30 milioni. Quindi considerato questo, vi esce fuori un altro miliardo, 68, da sommare a quelli che otterrete dal 70 all'80° livello di GP, escono fuori 5 miliardi di Kina. Quindi 5 miliardi per 2, quindi se giocate per un anno, voi avete già recuperato l'investimento che avete fatto, anzi avete già guadagnato, perché sono 10 miliardi all'anno e voi ne avete spesi 8 miliardi, neanche, perché se comprate le Ion Coin, le vendete, cioè dando, che ne so, vendete le skin, vendete le Burning Apple, vendete i boost dell'Expo, fate i Kina e poi li comprate in game i GP che stanno invece di 99 Ion Coin, li pagate, che ne so, 80 milioni. Però diciamo che le volete comprare i GP con le Ion Coin, vi costano 8 miliardi. Quindi in 2 anni avete già guadagnato l'investimento che avete fatto. Ovviamente però dovete spendere 400 euro subito, forse di meno perché col Boost Expo
ne dovreste spendere anche meno, però comunque è un bel investimento da fare per voi. Mentre chi è a livello 70 di GP, fatelo subito, cioè non state neanche a pensarci sopra. Finite di guardare questo video e andate a farvi a farmare china, o se no aspettate che c'è il boost dell'exp e vi prendete sti 10 PGP. Bene ragazzi, per oggi è tutto, fate le vostre valutazioni, io vi ho dato un po' di dati, ovviamente sono parziali perché nei vari GP ci sono anche altre ricompense che magari per me hanno meno valore, ma magari per voi ne hanno di più, quindi andate a guardarle tutte e fate le vostre valutazioni.